Ragazzi, siamo usciti nel giardino, è stato abbastanza complicato. Ora abbiamo trovato questi giochi nascosti nella vegetazione e tra l'altro stiamo iniziando a ipotizzare che questa struttura alle nostre spalle, che sembra essere abbandonata, era una scuola elementare, e adesso ci avviciniamo e la esploriamo. Ok ragazzi, siamo arrivati nella cittadella dell'abbandono, non so come definirla, è piena di strutture abbandonate, qui c'è un'altra, qua un'altra ancora, e il palazzo in cui stavamo noi è dietro questo, quindi questo posto è veramente enorme. Ma che bello, cos'è Etta? No, che figata! Che figata! Niente ragazzi, abbiamo trovato un santuario cristiano in questa grotta. Ma tra l'altro sopra ci sono le cosa sono queste qua? Come si chiamano? Stalattiti. Mamma che bello! Ok ragazzi, il santuario è bellissimo e adesso iniziamo l'esplorazione di questa cittadella che è piena di palazzi abbandonati. Che figata ragazzi, il paradiso degli Urbex. Ma che miseria, lì c'è una città in uso. Ok ragazzi, ci stiamo avvicinando all'ingresso di quella che sembra essere una chiesa. Qua sembra che se ci vedono tutti. Ah, che bello! Ragazzi, che figata! Siamo nella chiesa abbandonata. Mamma, ragazzi, che bello! Che bello! Che bello! Ok ragazzi, siamo penso in una delle chiese abbandonate più immacolate che abbia mai visto. Dietro di me c'è questo altare bellissimo, anche l'altare principale è molto bello ed è una delle chiese più belle che abbia mai visto, ripeto. Tra l'altro, ci sono i confessionali a destra e a sinistra della porta, non l'avevo visti. Ragazzi, questa chiesa ha veramente un pavimento bellissimo. Quello dell'altare è ancora più bello. Ma la parte più bella in assoluto è l'altare della chiesa, che è favoloso. Tra l'altro c'è anche questa arcata superiore che termina con un capitello bellissimo. È veramente imponente. Dal video non so se rende, ma è veramente imponente. Comunque ragazzi, è l'altare più bello che abbia mai visto. In realtà non è proprio il più bello, ne abbiamo visto un altro più bello una volta. Quindi questo si acclama il secondo podio degli altari più belli che abbiamo mai visto durante l'esplorazione Urbex. Tra l'altro questo è detto veramente veramente benissimo. Spero
Abbiamo le mancate giù. Certo ragazzi, qua c'è ancora quella cassetta che non so bene cosa serva onestamente, ma penso che qua dentro il prete metta l'ostia o il vino o qualcosa del genere. Qualcuno l'ha forzata, si vede dentro, non c'è assolutamente niente, tranne quel ricamo bellissimo sul fondo, che purtroppo la macchina mi sa che non mette a fuoco. Niente ragazzi, non so cosa dire, questo posto non finisce di stupire. Dietro l'altare ha trovato un altro altare, molto bello, quasi tanto quanto quello dell'altra stanza, con queste due statue fantastiche. Tra l'altro è un altare altissimo, e questa, più che una, diciamo, una, un locale dietro la chiesa, sembra veramente un'altra piccola cappella in miniatura, tant'è vero che ci sono anche dei simboli cristiani anche in questa stanza, molto, molto grossi, molto evidenti, come se le usassero per fare delle cerimonie. Ragazzi, questo locale è bellissimo, però adesso continuiamo l'esplorazione. Raggiungo Etta, che nel mentre è andata chissà dove, non ho idea di dove sia finita, ma penso ai piani superiori della chiesa, perché ho visto che c'è una scala di là. Quindi a mani in cuore usciamo da questo locale dove c'è questo altare bellissimo e continuiamo l'esplorazione. Comunque ragazzi, da questo scorcio si vede tutta la chiesa, è veramente uno spettacolo. Zoom un po'. Ok ragazzi, questa è la scala che dicevo prima, tra l'altro sembra super pericolante. Etta ovviamente è già sopra da mezz'ora tipo, adesso la raggiungo, non so se ha trovato qualcosa oppure se mi sta per dire che non ha trovato niente. Ragazzi, sono salito prima di sopra, tra l'altro questa scala mi sembra veramente pericolante, però no, è salita lo stesso. Ho fatto anche l'altra e quell'altra ancora. Ah beh, ok, come dico sempre, se non è caduta con Etta sopra vuol dire che non cadrà mai questa scala. Ma che mi dai del rovesa? Cioè, non riesco a capire questa cosa. Ciao, sei qua. Mi stai dando della grassa? No. Dio, ascolti? Quella roba lì non ho capito cosa sia, però la trovo bellissima. E guarda che carino. Che bello, sì. Cos'è? È una casetta per gli uccellini? No, è quella che si mette. È quella delle ostie? Sì. Ah, qua c'è l'accesso all'organo? Sì. Ok, per strada, patatina. Sì, per quanto io l'ho già fatto. Tra l'altro ovviamente il pavimento è assolutamente legno, quindi vai tu, io l'ho già fatto. A me ha retto. Tu sei più obeso, però. A me mi ha retto. Però non si fa tanto. Che figata ragazzi, siamo sull'organo della chiesa. Ok ragazzi, figata pazzesca, siamo sull'organo della chiesa. Qua c'è tutto il meccanismo per farlo funzionare. È veramente una figata. E ricetta che sta pure usando dietro all'organo. Hai trovato qualcosa? No. Ah, grazie. Infatti, ma se sentiamo questo cosa succede? No, non so l'etichettare. Ma voce umana cosa vuol dire? Figata ragazzi, questi dovevano essere tutti i meccanismi per far funzionare l'organo. Sembrano un po' scassati sinceramente, però una volta funzionavano.
perché ragazzi siamo tornati al piano terra della chiesa, pensavamo fosse finito, in realtà abbiamo trovato un corridoio che porta, non sappiamo dove, Etta mi sta dicendo che sono stanze piene di sedie a rotelle. Tra l'altro qua il soffitto è completamente crollato. Sembra un po' instabile questa parte del complesso. Ma vaffanculo, va. Che c'è? Che è successo? Niente, ma non infarto, cos'è che c'è? Sono entrata qua dentro, ho fatto la foto, poi ho girato gli occhi così, ho visto quel cazzo di pupazzo, mi è sembrata una persona, mi è venuto solo quel cuore dentro la gola. Cioè, non ti dico. Ma tra l'altro cosa c'era in quel corridoio, Etta, pieno di roba? Lo so. Adesso lo visitiamo. Niente ragazzi, effettivamente queste stanze sono pienissime di sedie a rotelle. Sono tantissime tra l'altro, tutte uguali. Ragazzi, stiamo proseguendo l'esplorazione, Etta ci è andata avanti ovviamente, sto entrando in quella stanza che tra l'altro sembra esserci una specie di magazzino, con dietro di me quel presepe che Etta è quello che ha visto prima e si è spaventata perché pensava che fosse una persona vera. Niente ragazzi, stiamo in questo corridoio che è pieno di roba, tra l'altro ci sono dei sedili di una macchina e non capisco perché siano lì onestamente. Ma la parte migliore è il corridoio che sembra essere pieno di oggetti. Sono delle canoe. Delle canoe? Giuro. Oh. Ma che posto era questo? Siamo un mix tra un oratorio. Ah, ma sulla sopra le canoe, vero? Sì. Ma che cazzo? Ma forse è anche un oratorio detto a questo posto allora. Ma c'è anche la camera mortuaria? No, l'ho trovata. A me anche era questa. Sai che. Ah, può essere inno di lode all'Immacolata. Secondo me poteva essere una di queste. Può essere, sì. Tra l'altro ci sono questi cerchi che probabilmente erano un gioco di ruolo che facevano al tempo. Non riusciamo a capire se questo posto era un RSA o un oratorio a questo punto, perché le canoe in un RSA sinceramente non capisco come le possano usare. Niente ragazzi, in questo corridoio un sacco di ritrovamenti molto particolari, diciamo. Adesso proseguiamo l'esplorazione e vediamo se Etta ha trovato qualcos'altro di interessante da farci vedere. Io questo mica l'avevo visto, bello. Hai preso? Ma saliamo piano di sopra, Etta? Sì, sono già andata, ma è buio. Ah ok, allora andiamo insieme. Questa è la frase. Ah, questa è la cosa che hai detto. Niente ragazzi, Etta ha trovato questa frase, me l'ha fatta leggere, è bellissima, adesso la riprendo e chi ha voglia la potrà leggere anche lui perché è veramente, veramente bella.